C'è un colpo di scena nel mercato della Juventus perché possono cambiare i piani molto presto della dirigenza bianconera in virtù di quello che poteva essere un acquisto della Juve che forse è destinato a svanire. Ma scopriamo tutto il dettaglio, cerchiamo di analizzare il tutto qui su FCM News Sport, perché possono evidentemente cambiare i piani di Cristiano Giuntoli. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi perché sono assolutamente gratuito, quindi se vi va iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like a questo contenuto. Andiamo alla notizia, perché qualche settimana fa si era parlato di un incontro importante tra la Juventus e in particolare tra Giuntoli e l'agente di un calciatore che aveva fretta di mettersi in mostra in virtù del fatto che tra qualche mese c'è l'Europeo e quindi voleva andare con la sua nazionale, che è quella spagnola, all'Europeo. E stiamo parlando di Fabian Ruiz, ed è per questo che si era parlato di un ipotetico scenario di mercato che poteva prevedere un prestito con obbligo di riscatto a favore proprio della Juventus, per la Juventus, per poterlo acquistare a gennaio e poi cominciarlo a pagare da giugno. Fabian Ruiz era un giocatore che piaceva ad Allegri, era una richiesta proprio di Allegri, che vedeva in lui un giocatore buono come equilibratore di un centrocampo che aveva bisogno di gol, di verticalizzazione e quant'altro. Fabian Ruiz ha giocato in Italia, quindi era già bello che pronto, ed è un giocatore che alla dirigenza juventina piaceva. C'erano un po' di problematiche legate al fatto che ha un ingaggio alto, il PSG voleva una valutazione importante per lui, però cambiano quindi gli scenari. Perché? Perché qualche giorno fa in una partita proprio del PSG c'è stato un brutto infortunio alla spalla proprio dello spagnolo, dove evidentemente questa situazione può cambiare i piani della società, perché è un brutto infortunio che lo può tenere fuori lontano dai campi, e la Juventus da questo punto di vista non avrebbe senso acquistarlo. Un giocatore che già tra l'altro era usato pochissimo da Luis Enrique, aveva fatto soltanto 4 partite da titolare fino ad ora. E il problema alla spalla, e attendiamo gli accertamenti ufficiali per capire l'entità del problema, capire quanto tempo ci vorrà per riprendersi, stiamo parlando di uno scontro di gioco che andrà valutato, ma per capire se potrà incidere negativamente o positivamente nelle prime settimane del 2024, perché la Juventus potrebbe averlo, acquistarlo nel 2024 e essere lui ancora infortunato. Se ti serve uno per la corsa scudetto, lo prendi già infortunato, evidentemente è un problema. Quindi questo, la Juventus, c'è un problema. Tra l'altro è un qualcosa di non banale, perché dopo l'infortunio alla spalla che ha avuto, a bordo campo, dallo spavento quasi, Fabian Ruiz ha avuto un malore che lo ha portato a svenire quasi, quindi evidentemente è stato qualcosa di brutto che lo ha forse anche spaventato. Lui era uno dei reali candidati numero uno per il centrocampo Juve, ed era un'occasione che poteva portare un giocatore di livello, anche perché ricordiamoci che ai tempi a portarlo dalla Spagna in Italia fu proprio Cristiano Giuntoli, su suggerimento di Carlo Ancelotti, allenatore innamorato calcisticamente di Fabian Ruiz, che lo volle proprio a Napoli. Lui lo portò a Napoli, lo coccolò e chiaramente poi costretto a venderlo l'anno scorso, perché si è ritrovato di fronte a un'offerta importante del PSG. Lui tra l'altro ha esperienza importante, gioca in nazionale, gioca nel PSG, ha giocato nel Napoli, quindi è uno che arrivava alla Juventus era un giocatore bello che pronto, non è il classico giovane che dovevi scoprire. E quindi anche in quel caso, secondo me, la Juventus spingeva perché sapeva che aveva un usato sicuro, ecco, da questo punto di vista. Ora però c'è da valutare, e quindi questa pedina potrebbe essere una pedina importante che viene meno nello scacchiere Juve. E quindi chi rimane? Rimane De Paul. Io è da settimane che ne parliamo della situazione legata al centrocampo Juve e del terzo centrocampista, perché poi fondamentalmente siamo lì. A Juventus in questo momento il centrocampo con Rabiot, che è titolarissimo. Davanti alla difesa c'è Locatelli. Ti serve un'altra mezzala, probabilmente destra. Io continuo a dire che la Juventus ha necessità di giocatori, e secondo me lo vuole la Juve, non è che è una mia idea. La Juventus vuole uno di qualità. Vuole un centrocampista che porti gol, porti assist, porti inserimenti. Non serve il classico medianaccio. E quindi idealmente i nomi perfetti sono Samardžić e De Paul. Uno che è un ex Udinese come De Paul, che attualmente gioca all'Atletico Madrid, uno invece che attualmente gioca all'Udinese, e che secondo me è più facile da prendere Samardžić, ma se potesse scegliere Allegri prenderebbe oggi De Paul.
Secondo me, se potesse scegliere Giuntoli, prenderebbe Samardžić. Perché? Ricordiamolo sempre. Giuntoli è un quinquennale. Quindi sa che Samardžić, oggi lo prendi, è un giocatore futuribile. Allegri, queste robe qua del giovane da crescere, che se ne dica, e anche lui nelle conferenze sta sempre lì che la società lavora, noi stiamo lavorando per i giovani, a lui interessa poco, perché lui ha un contratto di 2 anni ed è possibile anche che a fine anno lui vada via prima. E secondo voi cosa gli interessa della crescita dei giocatori della Juventus? Nulla. Gli interessano i risultati immediati, ed è per questo che se può scegliere tra un Kenan Yıldız o un Locatelli, prende sempre il Locatelli, perché lui lo tiene subito pronto. Purtroppo, mi viene da pensare. E quindi De Paul e Samardžić sono i giocatori più qualitativi di cui si parla in questo momento. Chiaramente stiamo parlando, ci sarebbe anche Thuram, però diciamoci la verità, diciamo essere onesti. Il Nizza in questo momento sta giocando una grande stagione, sicuramente non lo vende a gennaio, e se per caso dovesse venderlo a gennaio lo farebbe solo per una super offerta. La Juventus non ha disponibilità economica tale e a tal punto da poter dire ok, investiamo 40 milioni per Thuram. Non ci sono, è inutile girarci intorno, è inutile sperare, fantasticare, non ce n'è. Perché si parla di De Paul e Samardžić? Perché De Paul è uno che può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Samardžić è uno che può arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma che sa la Juventus si poteva inserire qualche contropartita tecnica. Perché l'Udinese è una società che tendenzialmente, storicamente, lavora bene con i giovani, quindi l'inserimento di un Nicolò Stigaviglia, di un Ealing o chissà chi altro al settore next gen potrebbe essere interessante. Secondo me più indietro sono altri nomi che sono presenti perché sono delle occasioni. Per esempio, Calvin Phillips. Perché è costato la Juve? Non perché piace alla Juventus direttamente, ma perché lui ha chiesto di essere ceduto. Il City non ha intenzione di venderlo ora perché sa che ci perderebbe. Quindi il City cosa fa? Dice, ti mandiamo in prestito, così ti vai a fare l'europeo. Ma al City dell'europeo di Calvin Phillips non frega nulla. Al City interessa una squadra che lo valorizzi e che quindi poi in estate possa essere ceduto. Il City secondo me sta facendo questo ragionamento. Noi lo diamo alla Juventus. La Juventus lo fa giocare titolare e magari lo valorizza. Grazie al fatto che fa 6 mesi alla Juventus, può va in nazionale. Si fa un europeo buono, anche perché l'Inghilterra è una delle candidate a vincere Euro 2024. E poi noi, senza far praticamente nulla, vendiamo giocatori a 40-50 milioni e riprendiamo i soldi dell'acquisto fatto qualche anno fa, che evidentemente abbiamo sbagliato. Discorso simile lo può fare il Tottenham con Pierre-Emile Højbjerg. Ora, in virtù del fatto che ci sarà la Coppa d'Africa, forse qualche pedina la potrebbe perdere il Tottenham, quindi preferirebbe tenerlo, anche perché, esattamente come Fabian Ruiz, potrebbero cambiare i piani anche per Højbjerg, non perché si è fatto male lui, ma perché si è fatto male un suo compagno di squadra, che è un ex Juve, che è Bentancur. Questo potrebbe limitare un po' la disponibilità alla cessione anche in prestito del Tottenham per Højbjerg, per cui secondo me le quotazioni di Højbjerg sono ancora inferiori rispetto a quelle di Calvin Phillips. Però ripetiamo, io se dovessi puntare un centesimo su un giocatore, io oggi lo punto su uno tra De Paul e Samardžić, obiettivamente, non su Phillips o Højbjerg. Però il mercato cambia, è sempre in evoluzione, può portarci delle soluzioni totalmente diverse. Sicuramente diminuiscono quelle che sono le possibilità di vedere in bianco-nero Fabian Ruiz